Cambiamo argomento, la multi-utility era l'ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna, hanno fatto il punto sui percorsi di alternanza scuola-lavoro realizzati negli ultimi 3 anni, dal 2015 al 2018, siglato anche il rinnovo del protocollo d'intesa per i prossimi 3 anni che prevede 240 progetti con le scuole, di cui 86 già partiranno in questo anno scolastico. Nei 3 anni passati sono stati 212 percorsi di alternanza scuola-lavoro portati a conclusione rispetto ai 180 inizialmente previsti, con il coinvolgimento di 24 istituti scolastici e 83 tutor aziendali. Sentiamo le interviste. Siamo arrivati davanti a un nuovo ciclo triennale, il che intanto è significativo della soddisfazione che tutte e due le parti impegnate, sia noi che la parte delle scuole pubbliche a cui ci rivolgiamo, abbiamo ritenuto essere stata di successo quello che abbiamo fatto negli anni scorsi. Cresce il numero degli studenti coinvolti e anche questo è un dato importante, e anche dei territori coinvolti, perché andiamo ad allargare la nostra presenza dell'iniziativa sia nella parte emiliano-romagnola che nel mondo del Veneto e del Friuli. Quindi siamo ormai sopra i 200 alunni che parteciperanno, quindi anche l'impegno organizzativo si fa corposo, ma ne siamo molto soddisfatti e andiamo avanti così perché riteniamo che sia una cosa molto importante. Intanto è stata la prima intesa che abbiamo siglato in Emilia-Romagna per l'alternanza scuola-lavoro. 3 anni di realizzazione, diverse centinaia di studenti coinvolti sulle tutte le aree disciplinari che, come dire, afferiscono al gruppo ERA, per cui da lavori di ufficio a lavori tecnici, attività tecniche, quindi coinvolti studenti di diversi percorsi. Un'ottima esperienza, un grande risultato e soprattutto la prima iniziativa che si rinnova ora dopo 3 anni. Abbiamo imparato nel frattempo a fare alternanza. ERA ha contribuito positivamente anche perché ha messo delle persone, proprie persone, a accompagnare tutto il percorso. Noi ci aspettiamo che questa forza, questa competenza che si è acquisita anche da parte del personale ERA nella realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro non possa altro che migliorarli.